Anche in porti gremiti, la presenza del mare tiene l'uomo in un senso di solitudine e di grandezza. E noi, da due ore che corriamo, non si è vista anima viva. Bruscamente la macchina è frenata, facendoci fare un balzo, e uno di quei galli turchi dal collo lungo nelle squamme rosse, famosi lottatori, finisce da attraversare la strada correndo ridicolo ad ali aperte. È il 12 aprile 1932. Giuseppe Ungaretti annota così, in un brano del suo Viaggio nel Mezzogiorno, l'inizio di un itinerario che lo porterà, tra gli altri, in alcuni dei luoghi più belli del Cilento, in una galleria di personaggi e paesaggi presentati a metà tra la prosa e l'invenzione, ma sempre autenticamente campani. La punta ad Agropoli, le creste che salgono fino al Monte Stella, i vaporosi orizzonti di Palinuro, Pioppi, il Monte Bulgheria che si erge tra la folla dei monti, disegnano una singolare, ungarettiana, topografia dei ricordi che ci conduce nel cuore della nostra ricerca, nelle storie di quanti arrivarono in questa terra ospitale, terra d'asilo, come la definì il poeta, e nelle lacrime di quanti la lasciarono. Questo racconto inizia da qui. Corre indietro nel tempo sulle tracce dell'Italia post-unitaria e ritorna pensoso per ritrovare un'Europa sconvolta da due grandi conflitti mondiali. Nelle trame di queste vicende inseguiamo i piccoli indizi che ci narrano di storie di abbandono, storie di partenze e di fuga, di case in cui echeggiano silenzi, di lettere che, attraversando i grandi mari, portano in patria notizie di buona salute a spose e madri in ansiosa attesa. È il racconto delle grandi migrazioni che videro i popoli cilentani partire per le terre del Sud America e degli Stati Uniti in un lungo periodo che va dal 1870 alla metà del secolo successivo. Eppure, da quest'angolo di paradiso che gli uomini hanno popolato sin dall'antichità, in molti sono fuggiti. Dopo l'unità, intorno al 1870, aveva avuto inizio la grande migrazione. Milioni di italiani, prima dal nord e poi in misura crescente dal mezzogiorno, lasciarono i paesi e le città in cui erano nati per cercare fortuna all'estero. L'emigrazione cilentana dell'Ottocento si diresse prevalentemente verso l'America del Sud, in particolare il Brasile e l'Uruguay. Come sempre accadeva, l'emigrante cercava per prima cosa di stabilire una rete di contatti con i paesani già presenti sul posto. Era una sorta di antidoto alla solitudine, ma anche un modo per trovare lavoro con minore difficoltà. Il 1 agosto 1894, Pietro Pecorelli, contadino di Castel Ruggero, scrive alla mamma Rosa Padulo da Rio de Janeiro. Mia stimatissima cara madre, io, con la mia presente lettera, vengo a farti conoscere che per grazia al Signore e nostro grande avvocato Sant'Antonio, soggiungo salvo senza uno dolore di testa, e il mare mi aveva portato benissimo, e sono e siamo giunti tutti quattro beni. Siamo giunti il giorno 28 luglio. Poi vi dico della mia accoglienza degli paesani. Sono stati tutti, ma particolare, sono stati quattro zio Antonio. Il mio amico Antonio Iorio,
Io, per bararmi, vado pure appresso al mio amico Antonio Iorio, come si compra, e vindi. E il 4 novembre successivo? Mia cara madre, vengo con questa mia lettera per vi fare assapere l'ottimo stato della mia buona salute. Voi volete sapere che arte faccio? Io vi posso dire che prima andava vendendo frutte, ma mo non vendo più frutte perché vado vendendo cipulli con Nicodemo Passarelli. Fatemi a sapere se gli dinare che vi sono mandate con Giuseppe Mariose si vi lave date in oro o puramente in carta. Vi faccio a sapere che sono ricevuto due pezzi di formaggio e appena l'aggio ricevuti nelle mie mani mi pariva che aggio ricevuto un utrisoro. Cara madre, vi saluto e vi cerco la santa benedizione. Dal 1901 fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1915, il flusso dei disperati cambiò rotta, dirigendosi soprattutto verso gli Stati Uniti. In nemmeno 15 anni quasi 60.000 persone arrivarono negli Stati Uniti dal Cilento e non fecero mai più ritorno. Un numero enorme se rapportato alla popolazione dell'epoca. A questi si devono aggiungere diverse migliaia di immigrati che dopo un periodo più o meno lungo di soggiorno vollero o poterono riprendere la via di casa. Nella corrispondenza superstite tra gli emigranti, le loro famiglie e i paesani emergono le preoccupazioni reciproche per le rispettive condizioni economiche e di salute. Dalle lettere, scritte quasi sempre in un italiano improbabile e ricco di dialettismi, vengono fuori il candore, la profonda fede religiosa, l'incredibile laboriosità dei cilentani lontani dalla loro terra. Alcuni non esitavano a spostarsi da un continente all'altro per rincorrere il proprio sogno di riscatto. Ad esempio, Pietro Pecorelli, il contadino che era a Rio de Janeiro e vendeva le cipolle, nel 1903 si trova a New York, esattamente a Brooklyn. E il 30 gennaio sua moglie, Rosa Caiafa, gli scrive una lettera da Castel Ruggero. Stimatissimo marito, sono dispiaciutissima perché non ti arrivano le mie lettere. Sempre ho scritto io e le mogli degli altri due paesani. E dobbiamo supporre che lo indirizzo mandato ci sia stato sbagliato. Ho pensato di mandarti la presente acclusa nella lettera di Francesco di Alfano. Bada dunque a quello che fai e ricordati che sei padre di numerosa famiglia. Due anni dopo, il 7 febbraio 1915, i toni della lettera sono più intimi. Rosa Caiafa manifesta apertamente la propria nostalgia. Carissimo marito, ti assicuro che mi è giunta la tua lettera raccomandata. Quest'anno abbiamo avuto una pessima invernata ed ancora continua. Neve, acqua e continui geli in quantità. Siamo perciò addolorati per la tua lontananza. Non manchiamo di pregare continuamente i santi perché ti facciano ritornare felicemente nel seno della tua cara famiglia. Pisciotta è uno dei centri del Cilento che ha maggiormente sentito il peso dell'immigrazione. Infatti, secondo lo storico e scrittore Domenico Chieffallo, il paese perse al netto dei rientri tra il 1901 e il 1915 ben 1638 persone. Nel 1932 Ungaretti la descrive così. Pisciotta si svolge in tre fasce su una parete. La più alta è il vecchio paese, di case gravi e brune e a grandi arcate. In mezzo sono ulivi sparsi come pecore a frotte. La terza, a livello dell'acqua, la formano case nuove e leggere, i cui muri sembrano torniti dall'aria in peristili. Oggi, percorrendo il centro storico del paese, l'eco di questa drammatica diaspora sembra attutito e sovrastato dalle voci imponenti di un passato ancora più remoto. Pisciotta ha mantenuto l'antica struttura urbanistica medievale, con il castello arroccato in alto e le case in pietra quasi abbarbicate tutti intorno. Più lontano, le colline fitte di ulivi che degradano verso il litorale, ricco di ben 10 chilometri di spiagge.
All'estremità del borgo medievale sorge la chiesa cinquecentesca dei Santi Pietro e Paolo. L'interno è costituito da una grande sala di forma rettangolare, di aspetto barocco, coperta da una volta a botte. La parrocchiale contiene pitture di pregevole fattura, fra le quali alcune di scuola napoletana caravaggesca. Sull'altare maggiore è posta la statua della Madonna delle Grazie, che fu donata da Re Carlo di Borbone insieme con altre due statue lignee raffiguranti i Santi Pietro e Paolo, per sostituire le due precedenti sculture andate distrutte nel corso di una scorreria saracena. Ricca di eccezionali testimonianze di architettura civile e religiosa e anche rocca gloriosa, abitata sin dalla media età del bronzo, cioè dal 1700 al 1350 a.C. Il suo parco archeologico di epoca preromana contiene tracce dell'unico insediamento stabile tosco-lucano conosciuto, risalente al V secolo a.C. All'età lucana, IV-III secolo a.C., vanno ascritti invece l'abitato, la cinta muraria e l'imponente necropoli. L'antiquarium di Rocca Gloriosa conserva i reperti archeologici rinvenuti in occasione delle campagne di scavo condotte all'interno del parco archeologico. Partendo da Piazza del Popolo, affacciata sul Golfo di Policastro, è possibile salire per vicoli e stradine tortuose fino al portone di Palazzo De Caro. Spingendosi ancora più su si arriva ai ruderi del castello, con annessa la piccola cappella dedicata alla Vergine Gloriosa, da cui il paese trae nome. Qui lo sguardo può spaziare senza ostacoli, dal mare di Palinuro alla costa calabrese. Ma un altro splendido panorama è pronto ad accoglierci in prossimità della chiesa madre di San Mauro la Bruca, affacciata sul Golfo di Palinuro, in stile tardo barocco, con la bella torre campanaria. L'abitato prende il nome dal suo santo protettore, discepolo di San Benedetto a Subiaco. Quanto al termine bruca, l'etimologia è incerta, anche se pare gli si debba attribuire un'origine greca. Al 1044 dovrebbe risalire la fondazione della chiesa benedettina dedicata al patrono, della quale restano solo alcuni ruderi. In contrada San Nazario sorse invece, tra l'VIII e il IX secolo, l'abbazia omonima, a opera di alcuni monaci greci brasiliani sfuggiti alle persecuzioni dell'imperatore iconoclasta Leone III Isaurico. Nel 939 circa giunse qui il giovane Nicola proveniente da Rossano, che vi prese l'abito monacale e cambiò il suo nome di battesimo in Nilo, come San Nilo, appunto, è ancora oggi venerato dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa. Sul luogo in cui si trovava l'antica abbazia, si innalza adesso la chiesa parrocchiale della frazione di San Nazario, il cui aspetto attuale risale al 1730. Alla fine degli anni 70 del Novecento, in occasione di alcuni lavori di restauro, i resti dell'abside semicircolare di quella che era stata la chiesetta dell'abbazia vennero identificati nell'arco maggiore della parrocchia. A
Anche il piccolo paese di Laurito, immerso tra gli uliveti, i castagneti e i faggi, può vantare un'origine greca. Sarebbe stato fondato infatti intorno al X secolo da genti bizantine. Ancora oggi il dialetto e la toponomastica stanno a testimoniare questa ascendenza. D'altra parte, la chiesa lauritana di San Filippo da Gira è appunto dedicata a un santo italo-greco nato in Tracia, un cittadino dell'impero di Bisanzio di cultura siriaca venuto in Sicilia nei primi decenni del V secolo e qui morto ad Agira tra il 453 e il 457. Nella chiesa duecentesca è possibile ammirare gli affreschi risalenti al XV secolo che raffigurano i 12 apostoli su sfondo blu, conformemente alla tradizione bizantina, e la Madonna del Latte, nonché episodi del Nuovo Testamento e alcuni dottori della Chiesa. Un fascino intenso, anche se molto diverso, possiede una chiesetta rurale di Laurito, quella della Madonna del Cielo, meta di pellegrinaggi nella seconda domenica di settembre. I rapporti diretti e indiretti con la Grecia caratterizzano la storia remota di molti paesi cilentani. Anche il borgo di Tortorella, posto su un altopiano nell'entroterra del Golfo di Sapri, sarebbe nato nel IV secolo a.C., lungo la via che collegava Sibari con un'altra antica colonia greca situata presso l'odierno Policastro Bussentino. Le prime testimonianze certe risalgono però al 1021, allorché Tortorella divenne feudo del principe longobardo di Salerno, Guaimario III. Tortorella è stato definito il paese dei vicoli, dei portali in pietra calcarea, delle porte antiche, come la porta Suctana del XIII secolo, dei cortili, delle torri e delle chiese. Fra queste è caratteristica la cappella trecentesca di Santa Maria dei Martiri, recante la scultura murata della Vergine del Melograno, inserita in un vano absidato con affreschi che ritraggono Gesù nelle vesti del Pantocrator, secondo l'iconografia bizantina. Ancora più antica, infatti, la sua costruzione risale all'XI secolo è la grande chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, che domina il punto più alto di Tortorella. Varcando il portale cinquecentesco, l'interno a tre navate rivela uno stile barocco leggero, arricchito con un coro absidale in legno pregiato. Di nuovo una chiesa, anzi addirittura un santuario, e di nuovo un'origine greca. Santa Maria dei Cordici nel comune di Torraca. Di impianto basiliano, a croce greca, l'interno presenta un bellissimo pavimento vetrese dipinto a mano. Si narra che durante l'occupazione dei francesi nel 1799 la popolazione di Torraca si sia riunita in questo santuario, terrorizzata dall'imminente arrivo degli occupanti. All'improvviso una fitta nebbia avvolse tutto il borgo, nascondendola alla vista di francesi che passarono oltre. La leggenda vuole anche che, dopo questo episodio, il volto della Madonna e il braccio di Gesù abbiano grondato sudore, come manifestazione palese della fatica sostenuta a favore degli abitanti di Torraca. Al centro del paese, a poca distanza fra l'uno e l'altro, si innalzano importanti edifici civili e religiosi. Anzitutto la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, secondo alcuni risalenti al IX secolo,
completamente trasformata nel Settecento e nuovamente restaurata all'inizio del Novecento. Il Palazzo Baronale, eretto nel Cinquecento su una precedente fortificazione medievale, è appartenuto alle famiglie Gambacorta, Palamolla e Brandi. Oggi è di proprietà del comune, che lo ha destinato ad attività culturali. Imbriaco a Castel Ruggero ospita un'importante istituzione di cultura. Chi visita l'edificio, una volta oltrepassato il bellissimo portale seicentesco in pietra, si imbatte in una mole imponente di corrispondenze, fotografie, documenti, pannelli illustrativi, libri che formano il Museo dell'Immigrazione Cilentana. Entriamo. Precedentemente ospitato nel vicino Palazzo Pecorelli, il museo è oggi interessato da un vasto progetto di ordinamento, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del suo patrimonio, proprietà dell'Associazione Archivio per la Storia del Cilento, presieduta dal professor Carmine Caputo. I brani della corrispondenza di Pietro Pecorelli che abbiamo presentato sono tratti da lettere conservate qui. Dai documenti più antichi, in prevalenza atti notarili settecenteschi, veniamo a sapere che Castel Ruggero era chiamato Torre Orsaia Superiore, mentre l'attuale abitato di Torre Orsaia veniva designato come Torre Orsaia Inferiore. Nel 1808 Castel Ruggero riprese il suo nome originario e fece comune a sé fino a quando, nel 1929, fu aggregato a Torre Orsaia come sua frazione. Una monografia dello storico locale Don Pietro Scapolatempo fa risalire le prime notizie sul piccolo centro al 1479, data di un diploma aragonese con cui veniva concesso agli abitanti di Torre Orsaia il permesso di edificare un casale nel luogo volgarmente chiamato Castra Ruggerio. Questo appellativo, a sua volta, deriverebbe dall'esistenza sul posto di un accampamento militare usato dal re Ruggero II per il controllo della valle del Mingardo. Poco più a sud, l'odierna Torre Orsaia, sorta nell'alto Medioevo, cominciò a svilupparsi in maniera consistente come centro agricolo a partire dalla fine dell'XI secolo. All'inizio del 300 venne costruita la chiesa di San Lorenzo Martire, patrono del paese, divenuta parrocchia nel XVI secolo. A fianco a essa fu eretto sempre nel Cinquecento un bel campanile a quattro piani, di imitazione romanico-gotica. Rimaneggiata nel corso dei secoli, San Lorenzo venne sottoposta a restauro ancora negli anni 1930-1931 e anche dopo il terremoto del 1980. L'interno a tre navate è semplice e rustico, anche se un po' angusto. Accanto alla parrocchiale, i vescovi di Policastro fecero costruire la residenza estiva dell'Episcopio. Essa è stata purtroppo demolita nel 1968. Oggi al suo posto fa mostra di sé il nuovo Palazzo Comunale.
parte alta del paese sgorga la sorgente che ha dato vita alla fontana cinquecentesca detta della Pergola, accanto alla quale si trova questo antico lavatoio in pietra dove ancora oggi le donne di Torostaia lavano i panni a mano, continuando l'usanza secolare. Abbiamo potuto apprendere quanto fosse sentito il concetto di nostalgia, del dolore di chi desidererebbe tornare e non può, di chi vorrebbe vedere il ritorno di una persona cara. Ciò che oggi rende il Cilento una straordinaria meta turistica è almeno in parte anche merito loro. E allora l'ansia del ritorno può diventare desiderio di recuperare se stessi, la propria storia, di costruire il proprio futuro. Ha così fine il nostro itinerario cilentano. Abbiamo fatto un viaggio nell'arte, nella storia, nella natura, un viaggio anche un po' nostalgico, soprattutto quando abbiamo parlato degli emigranti e delle loro vicende.